Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. In occasione della festa della Repubblica a 75 anni, dalle prime elezioni a suffragio universale nella storia del Paese, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha voluto coinvolgere le studentesse e gli studenti che si avvieranno all'esame di maturità in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e dello Statuto della Regione Toscana. Vediamo. Abbiamo voluto, come ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio. Il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Questo è un anno particolare perché oltre a festeggiare la festa della Repubblica festeggiamo anche il 75° anniversario della possibilità data anche alle donne, cosa che prima non era possibile, di poter esprimere il proprio voto nella scelta dei propri rappresentanti istituzionali. È un momento importante, lo facciamo coinvolgendo le scuole della Toscana. È importante far conoscere la nostra bellissima e preziosissima Carta Costituzionale alle nostre studentesse e ai nostri studenti, e quindi questo è sicuramente un bel progetto per il quale ringrazio davvero il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio di presidenza. Io credo che sia importante, anche a fronte di un momento difficile come quello che stiamo attraversando, avvicinare davvero, far conoscere, approfondire con le ragazze e con i ragazzi la Costituzione e soprattutto i suoi principi fondamentali, che restano ancora oggi assolutamente attuali e che meritano di essere attuati, quindi di dar gambe a questi principi che parlano di solidarietà, di uguaglianza, di diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritto al lavoro, pari opportunità, e quindi davvero devono essere parte integrante del percorso formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche in quest'ottica proprio noi abbiamo promosso, insieme ad AMPI, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, insieme all'Università Toscana, insieme agli Istituti Storici della Resistenza e ad altri soggetti, con un protocollo di intesa che vuole promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Costituzione all'interno delle nostre scuole. L'abbiamo fatto all'indomani del 25 aprile, in una data importante come quella del 2 giugno, perché crediamo davvero che la Costituzione debba essere conosciuta soprattutto dalle giovani generazioni. Sono stato da sempre uno dei fattori più convinti del ritorno a studiare e a conoscere i valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Ecco perché oggi è particolarmente importante celebrare la festa della Repubblica, anche perché veniamo da un momento difficile e questa festa, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, del Consiglio regionale, verrà portata nelle scuole del territorio toscano. È nata in condivisione con tutti i membri dell'ufficio di presidenza ed è stata appoggiata da colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale, si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione, della resistenza della nostra terra, e la condivisione dei valori fondamentali, dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi, come rappresentanti dei cittadini toscani, possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza
possa essere fatto in presenza e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra. Questo progetto prevede per l'appunto il coinvolgimento di tutte le scuole delle diverse aree territoriali della regione. C'è una pianificazione delle presenze, delle attività, che quindi copre quasi interamente il territorio regionale. Prevediamo un coinvolgimento di una 80 di istituti scolastici complessivamente. Le scuole della Toscana sono da sempre particolarmente attente, sensibili a sviluppare le tematiche della legalità, dei diritti fondamentali della persona, della Carta Costituzionale, e questa iniziativa quindi va nella direzione di implementare ulteriormente il livello di sensibilità e di attenzione che il sistema scolastico toscano dedica a queste importanti tematiche. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. L'atto impegna il Consiglio a sostenere il percorso intrapreso, volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio. Polemiche invece le opposizioni. A seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi, il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre. Anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile, noi chiediamo di fare misure importanti, ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, iniziative di carattere culturale. Credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non è messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto 3 funzionari, di cui un dirigente, altre 2 figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia. Una relazione che arriva con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, una relazione che è tutto tranne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto
salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della regione, e tra l'altro gettando anche una cattiva luce sulla regione toscana, quando in realtà la regione toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time. La stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione dalla Regione Toscana. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza, e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. E l'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie, sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. E credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori, ma anche noi come istituzioni. È passata a maggioranza la legge regionale per le celebrazioni dai 700 anni della morte di Dante Alighieri, il sommo poeta, padre della Divina Commedia e simbolo della cultura italiana nel mondo. Morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Il Consiglio celebrerà questo anniversario organizzando eventi e promuovendo varie iniziative. Si prevede inoltre una seduta solenne dell'Aula. Approviamo la PDL 39 che istituisce il Consiglio straordinario dedicato a Dante in questo anno di celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte, e oltre a questo stabilisce una serie di attività promosse dall'Ufficio di Presidenza insieme all'Ufficio di Presidenza della Quinta Commissione per onorare anche dal Consiglio regionale questa importante celebrazione. Devo dire, Dante ha avuto con Firenze un rapporto tormentato e ha sofferto, quindi è andato a morire fuori dalla Toscana. Allora poterlo ricordare in un momento così significa anche fare i conti con la nostra storia. La storia non si cambia, ma si studia, si approfondisce, se ne sottolineano gli elementi di identità, e non c'è dubbio che Dante Alighieri per i toscani sia un elemento di forte identità. L'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana, ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo. 700 anni sono tanti e ancora molto attuale. Infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al purgatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno, e si spera veramente di rivedere le stelle presto. Poi per il discorso dei 100.000 euro che erano stati stanziati è venuto fuori qualche problema, perché abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250.000, quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge. Ci è stato detto di no, quindi ci siamo astenuti. Però per me Dante è sempre il sommo poeta. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio di ARPAT, l'Agenzia Toscana per la Protezione Ambientale, che si chiude con un utile pari ad oltre 2 milioni di euro. Le forze di opposizione invece hanno manifestato il proprio dissenso. Abbiamo espresso un voto contrario perché chiaramente ARPAT ha bisogno di uno sviluppo diverso. Lo abbiamo visto soprattutto in questo periodo, dove un'indagine che ha riguardato il comprensorio del Cuoio, e quindi la necessità di avere personale qualificato, maggior personale. Tra l'altro ARPAT ha un numero di operatori che ha un'età molto avanzata, diciamo quasi al pensionamento, quindi c'è veramente necessità di far funzionare in maniera corretta questo ente. Chiedevamo un cambio di passo, chiedevamo un cambio anche di struttura di questo importante organo regionale, e siamo rimasti basiti da quello che è successo. Cioè, noi siamo andati a nominare ai vertici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
una persona che attualmente è a processo, indagato per aver commesso dei danni ambientali quando era dirigente dell'ambiente al Comune di Firenze. C'è una persona che sta sostenendo un processo a cui auguriamo di essere assolto e di poter dimostrare la sua estraneità dei fatti, ma oggi è un indagato per danni ambientali fatti dal direttore dell'ambiente a Firenze, dove viene nominato ai vertici dell'azienda regionale che deve vigilare sui danni ambientali. A noi sembra una follia. Abbiamo votato contro a un bilancio che ci è sembrato esageratamente edulcorato rispetto a quelle che sono le vere esigenze di ARPAT, vere esigenze che abbiamo rappresentato con degli atti quando abbiamo chiesto per 4 volte di potenziare ARPAT, di rinforzarla dal punto di vista non soltanto economico, quindi delle risorse, ma soprattutto del personale che sta diminuendo negli anni, e ci è stato sempre risposto no, salvo poi sentir dire in commissione che è stato preso atto della mancanza di personale. Ecco, questo trovo che sia un gesto di irresponsabilità, quello che è stato fatto nei confronti del Movimento 5 Stelle, che aveva sollevato il problema già nella precedente legislatura, e un'enorme perdita di tempo, perché come stiamo vedendo ci stanno accadendo in Toscana dei fatti che renderebbero necessario ora una gran quantità di persone e risorse per tutelare, cercare di individuare le criticità che purtroppo già ci sono state in questi anni.